No, I'm not a writer. Buongiorno Italia! No, buongiorno un cazzo, se no ma stavolta proprio c'è sempre il motivo del buongiorno un cazzo, non è che è così a gratis, eh. Allora, sto aspettando la tipa che andiamo nel Wild in Brusa. L'unica cosa è che io ero pronto tipo a mezzogiorno 01 e adesso sono le 16:53, quindi sì, insomma, giusto 4 ore e 52 minuti di ritardo, dai. Aspetta che quando vede il video che la cogliono poi mi incula a fuoco. Cosa c'è? No, tu lì, ma adesso arriva la madama, non si può. Tata, tu stai dietro comoda nella tua area, nell'area cane pericoloso. Ah! Dai! Mua! È allergica ai bacini, vero? Vero che sia allergica, ok, è arrivata. E questa volta per la rubrica donne in camper faremo l'esperimento di portare una signorina nel wild, indipendentemente che è wild o no, col camper, però una signorina non camperista, quindi abbiamo le due varianti, hai capito? Puoi passarci? Chiamala, prova a chiamare, ti spingi avanti. Spingi. Fai la prepotente così. Cioè, che cane bulloso non qua. Non ci passiamo, mi rimaniamo incastrati qua. Ma pure aspetta che si sposta e dopo passa, gioia. Piti, lo so, tu devi andare fuori a dirgli a tutti, cioè, che è il posto tuo. Mi stai lo facendo so. Notare che è un culo grande. Che sei? Non è vero. Che dopo devono scastrarci da qua, sai che prima scastrarci rideranno tanto? Come ma facciamo? Fai retro, Amy. Cici, dai, fai retro, fai beep, beep, beep. Dai. Tappala! Non era la mia mano! Un paio di chiappe che arrivano.
tutte queste cose un po' wild. Oh, permesso, signora fauna. Ciao cane! Ha detto fauna, sei sbucata tu, sì, ma sai che io volevo dire flora, che mi confondo sempre con le cose. Allora, signora Alessia, secondo lei, dopo una notte nel wild, uso bagno, uso domestica, cucina, eccetera, eccetera, dormire, eccetera, il vivere in camper la vedi come una cosa impossibile? Cioè, detto da una che non è mai... Io ho dormito benissimo, si è lamentato il wild, serio. Vabbè, grazie. Non c'è da dire, non Non so, la cosa. La cucina funziona bene, il problema è che il cuoco è un po' lento, ma vabbè. Ci può migliorare, no? Come abitabilità, spazi, bagno. Io intanto mi drogo, mi faccio la droga. Perfetto, anche perché ci arrivavamo io e Emi dentro. In bagno? Sì. Non so. Ma io è qua che dorme distrutta da prima. Ma diciamo prime impressioni, più che altro non tanto l'impressione positiva o negativa del camper, ma paragoniamolo proprio a una casa, quindi paragone camper casa, le differenze che hai notato, sia positive che negative, però le differenze. Io ci sto, sono piccola. Quindi come dimensioni non hai notato differenza per quanto riguarda la vita? No, perché vedi, ciò come cane pericoloso tutto il mio posto solo per me. È vero, c'è cane l'unico mondo sono io in piedi. Esatto, pizza, nel posto davanti al lavandino. Sto facendo il cuoco. Ah, abbiamo trovato anche chi ci conosceva qua fuori. Chi conosceva? Io non sono su un wanted. Dove sono? Eccoli là, aspetta. Io non sono lì cercata. Ciao vicini! Beh, ma poi gli ho detto ci ciucciamo il caffè, quindi così vedi i vicini. E dopo i vicini si rivedono, cioè, sì, proprio così, insomma. L'unica cosa, il cavo, secondo me... Che devo fare? No, un cavo... Secondo me non vanno bene per la macchina fotografica, quelli. Ci vuole un cavo di questi. Credo che tu abbia un sacco di cavi che non sai cosa possono servire, ma possono sempre servire su un angolino in alto. Beh, chiaro, no? Quale camper non ha 1000 cavi USB? Io ce le ho due posate, per favore. Anche due posate? Ecco, porca troia! Ecco, quando dicevo che chef e camerieri sono un po' da migliorare... Vabbè, ma non c'entra col camper, cioè quello... No, fa parte del camper, da quello che ho capito. Sì, vabbè, ma... Ho chiesto solo due forchette. Aspetta, che mi metto comodo. Va bene, vedi, avevo ragione, io devo far sempre in testa mia. Che ci vuole la padella, il coperchio sopra, però non chiuso del tutto, sennò si lessano. Però neanche aperte, sennò si scottano e restano crude. Cioè, saprò io di patata, cazzo. Scusi, cameriere, è possibile avere dell'olio d'oliva? Speravo il black pepper, va bene. Dopo chiedimi il black pepper. Cioè, dammi questa soddisfazione, cazzo. Riportami ai miei ricordi ancestrali. Emi, scusi? Sì, sì, è là in coma. Schwarz, Pfeffer. Mr. Waiter, please. Signor cameriere. No, Schwarz, Pfeffer. Schwarzenegger? Dai.
Macinas. Would you like some black pepper, please? Dai, gioca col macinino. Bellissimo! Però volevo, no? Dai, vai, gioca un altro po', tanto devo mangiarla io, mica tu no. Esatto. Bellissimo. Ma sai che io un altro po' di sale ce lo metterei? Un altro po' di black pepper? Di sale. Fino? Vabbè. No, sale grosso, guarda. Che cazzo ne so io? Un vegetariano come mangia la verdura, no? Vabbè. Cos'è sto razzismo contro il sale grosso? Sempre sale. Giornata proprio. Dopo ci schizzi sopra magari qualcosa e brontoli. Ho fatto il macello. Poi ti cucinavi tu così ti dicevo parole a te. Sempre così, hai capito? No. Hai detto che fai tutto tu, che le patate sai come occuparcene tu, beh, che sì. Il camper è tuo, che il fornello lo conosci tu, che tu io... fai le banane, io le patate. Che sono, come si dice, l'ospite, per vedere se sopravvive a voi uguali. I guest. E allora, non rompere i maroni. Adesso ti cucchi anche l'insalata. Eh no, sto cucinando. Ti vengo a imboccare, faccio l'aeroplano o il trenino? Sopo ti arriveranno delle patate special, è perché io non sono stato interrotto durante la cottura, capisci? Ma cos'è sto odore, Yuri? È l'aceto. No, delle patate. Cosa hai messo? Un po' di cazzo per le patate. È buono, cioè ci va. Dai, che i tuoi amici zingari hanno detto che devi mangiare le verdure. Sì, ma tu di giorno. Eh beh, sì. Ma bene anche raccontato, ci siamo sparati anche in film ieri. Allora, Fantozzi per la gioia mia e quell'altro per la tristezza sempre mia, perché comunque... No, era bellissimo, Captain Fantastic, no? È un film molto zingano, è vero, vabbè, perché all'inizio squartavano il cervo e... È un film che fa piangere. E non scendo nei dettagli, ma è un film molto bello, di questi che decidono di andare a vivere nel wild e istruiscono i propri figli. E... è un film per chi non ha un cuore. Che senso? Perché ho pianto tutto il tempo. Non è un bel film. No, molto bello, te lo consiglio. Io l'ho visto la prima volta in lingua originale con i zingari. E poi in italiano ieri sera. Scorta fazzoletti.